Dicevo questo, siamo diventati purtroppo, ovviamente le giustificazioni ci sono, gli infortuni, la vostra posizione fisica non tanto eccelsa, però siamo diventati una squadra più o meno normalissima che perde vie più certezze e non ce ne dà nemmeno a noi e agli spettatori, perché ogni partita subiamo e viviamo dei momenti tremebondi, al di là dei problemi fisici. Perché, ecco, per esempio, oggi con Montalto, con Curcio, con Tavenne, ci saremmo aspettati almeno qualche tiro in porta in più, cosa che non è avvenuta. Sì, penso che il girone di ritorno, comunque le squadre, penso sia sempre più difficile. Poi noi, non è una scusante, però è la verità, in questo momento siamo in difficoltà, secondo me, un pochino fisica, e ci mancano, secondo me, dei giocatori, e in questo momento stiamo facendo fatica. Penso che oggi la partita nel complesso non è stata una bruttissima partita, però ci sta mancando quel qualcosa in più, perché anche quando vai in vantaggio in una partita così devi portare a casa il risultato in qualsiasi modo, e purtroppo abbiamo preso un ennesimo gol che non dobbiamo prendere. L'ho detto anche al mister, manca forse sicuramente qualche conclusione in più, non c'è questo tiro in porta che tutti si aspettano. Sì, in questo momento stiamo facendo fatica, secondo me, anche a creare. Una volta creavamo molte più palle gol, penso che sia dettato un po' dalla condizione fisica, da magari anche qualche giocatore che deve recuperare, deve tornare a essere quello che era, è compreso che comunque rientro da un infortunio, quindi magari non sono al 100%, però penso che solo col lavoro possiamo ritornare ad essere quelli che eravamo. Ripeto, poi il giorno di ritorno le squadre ti conoscono, quindi sono più organizzate, magari cercano di chiuderti i giocatori più importanti davanti, sicuramente si mettono bene in campo, però noi dobbiamo fare qualcosa in più assolutamente in questo momento. Buonasera. Quanto vi stanno anche condizionando questi infortuni? Perché quello che manca, o quello che sembra che possa mancare, sia nella gara con la Juve Stabia che anche stasera, è stata proprio la cosiddetta cazzimma, quella cattiveria in campo che non si è vista né nel primo tempo né nel secondo, nonostante una squadra che deve lottare per i playoff e che deve, come dicevi bene tu, a 8 minuti dalla fine vincere questa partita. Sì, sono d'accordo. Sugli infortuni ne stiamo perdendo uno o due a partita praticamente, non so cosa stia succedendo, e questo ci dispiace, perché anche ieri di finitura abbiamo perso Armando, Anastasio, abbiamo perso Taurino, oggi Nicoletti, non è facile, però al di là degli infortuni queste cose qua sono, ripeto, dobbiamo essere più cattivi, l'abbiamo detto anche prima della partita. Però dobbiamo farlo con i fatti, e secondo me su una palla volante così dobbiamo aggredirla, mangiarla, non esiste che la prende da solo in area un compagno, e questi sono i dettagli che poi in questa categoria, soprattutto nel girone di ritorno, fanno la differenza. Quindi io penso che a testa bassa dobbiamo continuare a lavorare, ma sono convinto che ne usciremo e finiremo alla grande questo campionato. Senza microfono, faccio comunque la domanda. Diciamo, questa mancanza di condizione ci può condizionare, scusi il bisticcio di parole, anche in prospettiva playoff? No, io penso di no, cioè penso che sia un periodo, speriamo sia breve, perché speriamo di, in questo momento stiamo recuperando anche altri giocatori, ma sicuramente no, penso che ci sia tutto il tempo per rimettere le cose a posto e eventualmente i playoff, stare tutti bene. Io da questo punto di vista non ho nessuna, anzi sono convinto che ci potremo dire la nostra, ecco. Ciao Filippo, buonasera. Buonasera. Ti volevo chiedere quanto hanno fatto male sentire, diciamo, i mugugni a fine partita da parte dei tifosi, forse perché, diciamo, si sono abituati troppo bene all'inizio campionato vedendo quei risultati che sono arrivati. Questo non lo so, sicuramente a noi dispiace molto, perché vorremmo che sia un tutt'uno tra di noi e loro, l'abbiamo sempre percepito questa cosa,
sicuramente qualche risultato non gli sta piacendo, o al di là del risultato la prestazione, noi dobbiamo riuscire a riportarli dalla nostra parte sperando che continuino a stare con noi fino alla fine. Buonasera, nel primo tempo ho visto la squadra leggermente un po' in tono minore, diciamo, quindi rispetto alle altre prestazioni è una questione secondo te fisica oppure è una questione dal punto di vista psicologico? Telefonino, per favore, perché la domanda non è chiara. Penso che tipo abbia capito, però spegniamo i telefoni, sarà stato, per favore. Sì, 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 no, ho capito. No, io penso che sì, sia una, ripeto, questione fisica, sì. Però ci vuole, soprattutto proprio perché abbiamo questa difficoltà qui sugli episodi, sul capire il momento, il pericolo, percepire il pericolo, dobbiamo essere più, secondo me, più cattivi. Quindi questo, al di là dell'aspetto fisico, che manchino i giocatori, sono i dettagli che in questo momento fanno la differenza e quindi dobbiamo migliorare. Sì, sì, di attenzione, sì, sì. Mettiamola così. Posto?